Oddio. Buongiorno, oggi andiamo a caccia della Via Lattea. Non so se ce la faremo, ma dobbiamo caricare la macchina, c'è troppa roba e non so se ci starà tutto dentro. Andiamo a recuperare Fabio e Valentina che avete conosciuto in uno dei vlog precedenti. Salve! Ben arrivati. Ciao. Buongiorno. Ciao Alex. Ciao. Ok, Fabio ha portato la macchina qui. Adesso carichiamo la macchina anche con le sue cose e siamo pronti a partire. Ce l'abbiamo fatta. Tutto. Oddio. Presenti. Io ho una passione particolare in questi giorni: la musica giapponese degli anni 80. Ah, ti prego. No. Come ha fatto a venire in mente? Di nicchia. Non lo so. La musica giapponese già degli anni 80. Siamo arrivati al punto di incontro con Alex e i suoi amici e ce l'abbiamo fatta. Ancora una macchina e poi. Hi, Max. Nice to meet you. Boon, nice to meet you. Terence. Hi, Terence. Max, nice to meet you. Non ho ben capito quanti saremo oggi, ma penso tipo 6-7 macchine, quindi sarà abbastanza divertente. Che stai fando? Ciao. Che stai fando? Non ti ho trovato il mango juice. Hi, Barry. Max, nice to meet you. Come passare la barriera, ma dritta basta andare dritta e viene su da sola. Sono messe principalmente per evitare che le bestie che ci sono nelle zone desertiche vadano per strada, quindi è una questione di sicurezza. Missione compiuta. Effettivamente, se non sei molto abituato, ti ritrovi lì e non sei. Ci siamo fermati lungo la via perché l'idea potrebbe essere quella di addentrarci all'interno del deserto da qua. Ho il vento che arriva esattamente da questa direzione, quindi l'ideale sarebbe trovare una duna che non sia esattamente dietro, perché sennò il vento poi ci butta tutta la sabbia addosso, però che sia leggermente spostata in modo che comunque siamo protetti dal vento. E l'idea è di infilarci dentro alle dune e trovare una zona abbastanza piatta in modo da mettere giù le tende e campeggiare. Obiettivo di oggi, ragazzi, è trovare, vedere con i nostri occhi la Via Lattea. Questo è uno dei posti più bui degli Emirati Arabi, perché è lontano dalle città, lontano dalle centrali elettriche, lontano da qualunque cosa. Qui non ci sono luci, in teoria, di notte. Sono sceso a 10 PSI circa davanti e dietro, che sono in bar 0,7 bar più o meno. Eravamo tutti quanti super carichi di iniziare questa avventura, ma ovviamente quando si è carichi, appena metti piede nel deserto. Va tutto bene! Lasciata l'Audi all'esterno del deserto, riprendiamo l'avventura. Ok, penso che abbiamo trovato un punto dove campeggiare che è anche abbastanza piatto. Tra le dune ci mettiamo probabilmente qui. Vediamo se magari mettiamo le macchine a cerchio per chiudere un po' la zona e mettiamo le tende qua. È arrivato un bambino a chiedere aiuto. No worries. Adesso andiamo a recuperare... Sì. Ok.
dicevo, è arrivato un bambino che ad un certo punto è venuto a chiedere aiuto perché nel convoglio con la sua famiglia e i loro amici sono rimasti fermi nella sabbia, avevano bisogno di qualcuno che li tirasse fuori dalla sabbia e quindi sono stati molto fortunati a trovare me. Go! I think Sebastian. Salvati, ce l'abbiamo fatta. We were just too proud to ask for help, please. We made it. Che bella tenda. Dove hai rubato tutti questi bambini? Ce ne hai portato uno, ne sono arrivati altri due. Cosa sta succedendo? Non so cosa sta succedendo qua, Sicuramente ci volano i pezzi. No. Ma scusate, ma qua ci sono altri bastoni. E questi andranno da qualche parte, Massi. E ce ne sono un po'. Oh, promette bene, eh? Bella! Wow! Che tecnica per bloccare i picchetti, hanno messo l'acqua. Oh, giù, ragazzi, tutto bello, tutto fantastico, io voglio andare a guidare. Vai, andiamo a farci una bella guida. Comunque che tramontino, ragazzi. Wow. È qua la festa. Ma come sono preparati qua? Wow. You were super fast. Those are potatoes? Those are sweet potatoes. Wow. It's like a proper kitchen. Is it hot pot? No, I would just teriyaki. Che bello, ci, ci mette teriyaki. Così. Vero? Quante cose che la Fede sta scoprendo. The thing is, if you lose the piece of bread inside the cheese, it's a... you have a penalty. Oh. The penalty is to make three turn running the of the camp. As much cheese as you can. And then burn your mouth. And then enjoy. Wow. Quante sono le chance di vedere, di beccare la fonduta in, nel deserto di Abu Dhabi? Be careful, no? Don't lose the bread. Because you have the other four. Otherwise, this is cheating. I think. Is it still wow. Hot enough? Wow. Urla la fondue! La fondue! Fondue della Svizzera, la migliore del mondo. Ma come la Svizzera? Non è francese? Anche i francesi fanno la fondue, ma devo dire che la Svizzera è la migliore, che sono francese. È giunto il momento di mettere la nostra carne sul fuoco. Ma per forza, Massi, eh? È un disastro. Ovviamente la carne di Alfarà, come sempre. Due pezzi di legna. Allora tesorino, carne pronta, eh? Quale prendi? Ah, eccolo lì. Quello brusato, quello che va. Shawarma! No, it's a lamb kofta and lamb tikka. Take this one, thanks a lot. Go for it. Can I try? Yeah, sure. Thank you so much, man. No worries. Comunque è sceso veramente tanto buio, sono appena alle 6:30 di sera e penso di tirare fuori il Sony e provare a riprendere le stelle, vediamo se riesco a farvi vedere che figata il cielo. Non ho mai visto la Fede così presa da un campeggio, si è innamorata del telescopio perché sta guardando la luna, adesso guardiamo la luna assieme. Wow.
questa tenda dentro è una figata. È giga enorme. È in salotto, come siamo messi? Tutto bene qui in salotto. Questo è il mio regalo di Natale. Sono troppo esaltato. Raga, è mezzanotte. Ho piazzato la telecamera nella speranza che esca qualche bel video stanotte. Buongiorno. Che notte. È stato fighissimo. Sono le 7 di mattina. C'è ancora il sole abbastanza basso. Momento pipì. Adesso salgo su per la duna con il Bob. Il Bob. Il campeggio. Oddio che fatica. Oddio, non ho più l'età. Come diavolo facevano i bambini ieri sera a fare su e giù costantemente. Che figata. Ok, ho messo la telecamera a fare il video. Adesso devo scendere però. Sto ancora morendo. Oddio. Oddio. Se mi sono insabbiato tutto. L'ultima volta è stata semplice. Alla ricerca di un posto per far la pipì. Stupenda. Questa, ragazzi, è la soluzione per il campeggio. Allora, un ringraziamento a mia suocera che a Natale ci ha lasciato questi saponi piccoli, piccoli, piccoli. Guarda, ma che roba. Ibis. Radisson Blu camping in the desert. Sono riuscito a delegare ad un bambino il recupero della telecamera. Thank you. High five. Siccome il baule è completamente pieno, ma abbiamo dell'immondizia, io l'appoggio là. Una corda è attaccata qua dietro in modo che non scivoli via, e una corda è annodata qua sopra in modo che non salti. In teoria siamo a posto per andare. Mi raccomando, quando venite nel deserto pulite per bene tutta quanta l'area. Immondizia, ciao ciao. Voilà. Campeggiare nel deserto è veramente figo. Cioè, io sono rimasto piacevolmente stupito da quanto è figo stare in mezzo alle dune di notte. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se c'è qualcosa di particolare che volete sapere sulla vita ad Abu Dhabi, la vita degli Emirati Arabi. E per tutto il resto, ci vediamo con il prossimo video. Inshallah, settimana prossima. Ciao 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 ciao.